C'è qui con noi anche lo storico, diciamo, direttore generale della squadra di Pozzallo, Sario Iozia, che intanto vado a salutare. Salve. Salve a tutti, buongiorno. E grazie ovviamente per essere con noi su Radio Firenze Vera. Le do anche una cuffia così può sentire lo studio eventualmente. No, dicevo, è una figura storica, no, del Pozzallo, squadra che Barone ha anche aiutato in un certo senso perché con i materiali, i bambini, tutti lo ricordano. Esatto. Abbiamo fatto noi con la Fiorentina, Barone ci ha aiutato tantissimo. Ora avevamo in programma degli incontri che dovevamo portare dei ragazzi a Firenze. Dobbiamo ringraziare anche a Giovanni Pisana, ex calciatore della Salernitana e del Genoa, che collabora con la Fiorentina per la Sicilia e per la Calabria, il quale è giustamente uomo di fiducia di Gio Barone, si è messo in mezzo e ci sta dando una grossa mano. Qual è il lascito di Barone? Perché dicevamo appunto di questo grande interesse che aveva nei confronti anche dei più piccoli, soprattutto i ragazzi che immagino insomma siano increduli. Tra l'altro pure le scuole, abbiamo trovato qui davanti dei bambini a salutare il direttore Barone. Barone aveva un pregio, intanto l'umiltà. Era un ragazzo semplice, umile, è rimasto tale e quale come era partito da Pozzallo, veniva sempre, parlava con tutti, non aveva problemi questo ragazzo. Aveva un occhio particolare anche per quelle persone invalide, bambini, per cui lui aveva in animo e in progetto di fare di qualcosa di importante. Credeva molto nei settori giovanili dei giovani, infatti in Sicilia ci sono tre affiliati con la Fiorentina, che è Pozzallo, una Sant'Angelo di Brolo e una vicino Mazzara, quindi stava creando quei presupposti importanti per aiutare anche noi, diciamo, siciliani a far sì che qualcuno vada ad andare su, ecco. Ecco, lei da grande conoscitore della scuola calcio di Pozzallo, non so se sa già qualcosa, se eventualmente c'è la volontà di ricordare Barone dando il suo nome a una struttura come tra l'altro hanno fatto al Viola Park, perché la villa del Viola Park si chiamerà Gio Barone per l'appunto. Noi abbiamo pensato, già oggi ho parlato con uno dei figli, di organizzare, intanto creare un memorial a nome di Barone per far sì che magari la Fiorentina venga a Pozzallo, conosca la realtà di Pozzallo, perché giustamente i giocatori della Fiorentina magari non sanno chi per lui dov'è Pozzallo, lo vedono magari nella cartina, e quindi creare questi presupposti per poi iniziare un colloquio. Qualcosa di importante fra Pozzallo e Firenze, come lo è stato in passato tra il sindaco di Firenze, La Pira, e Pozzallo. Speriamo di riuscirci. Non so se dallo studio, prima di salutare il direttore Sario Iozia, avete qualche domanda e ovviamente intanto grazie Io per la sua sì, una disponibilità. domanda ce l'ho, Niccolò, chiedergli un po' come è arrivata la notizia poi di tutto quello che è successo a Pozzallo, perché al di là del fatto che sono stati 3 giorni, immagino molto lunghi, però ecco come sono stati vissuti proprio da domenica a martedì, quando poi è arrivata la notizia peggiore. Ma io devo dire per onestà di cosa che quando è venuta fuori intanto la notizia a livello di stampa, poi mi sono messo in contatto immediatamente con Francesco, uno dei fratelli con cui ho un ottimo rapporto di famiglia, il quale è partito subito per Milano, e da lì a poco ho capito la situazione che era già. Giuseppe, io lo chiamo Peppe così in senso buono, perché era così che lo chiamavamo noi qua a Pozzallo. Infatti ce lo diceva il fratello, l'unica maglia uscita giù è quella che abbiamo visto su davanti alla bara, quindi Esatto, insomma questo ha un significato importante. perché il nome originale lui si chiama Barone Giuseppe, che poi in America si chiamano Giuseppe Joe e Giovanni Joe, questo poi sta tutto, Un'altra però storia, il sì. nome è Giuseppe.